Ciao a tutti, preparo la crostata portoghese o crostata beneventana, perché questo dolce viene preparato a Benevento. È una crostata deliziosa. Gli ingredienti che mi occorrono per realizzarla sono 250 g di farina 00, un uovo, 100 g di zucchero, 125 g di burro a pezzetti freddo da frigorifero, un pizzico di sale e la scorza grattugiata di un limone. Questo per quanto riguarda la base. Verso la scorza di limone, il sale, lo zucchero, l'uovo, insomma tutti gli ingredienti dentro la farina, e impasto per bene il tutto. Si può fare anche con un robot da cucina, versare tutti gli ingredienti e lasciare impastare, lasciar lavorare un attimo affinché si amalgami bene il tutto per la classica pasta frolla. Ho lavorato per bene l'impasto ed è bello liscio e morbido. Lo vado a mettere dentro un sacchetto da congelatore o lo avvolgo nella pellicola e lo porto in frigorifero a riposare. Mentre la pasta frolla è in frigo a riposo, preparo una crema con mezzo litro di latte, 100 g di zucchero, una bustina di vanillina, 5 uova intere, la scorza di mezzo limone, un pezzo intero di scorza di mezzo limone e un bicchierino di strega. Dopo avremo bisogno anche di savoiardi. In alternativa allo strega si può usare anche la sambuca, un bicchierino di sambuca. Per preparare la crema, verso la bustina di vanillina nel latte, il pezzo di scorza di limone e lo zucchero. Quindi mescolo bene e porto sul fuoco e faccio bollire. Una volta che ha preso a bollire, spengo e lascio che si raffreddi completamente, perché poi, una volta freddo, andrò a incorporare le uova, che andrò a sbattere leggermente, e il bicchierino di strega. Avevo trasferito il latte dentro un boccale. Adesso che è freddo, vado a togliere la scorza di limone che ha già profumato il latte insieme alla vanillina. Quindi vado a dare una bella mescolata alle uova e unisco al latte e mescolo bene. Aggiungo anche il liquore strega e mescolo bene. Ho preso uno stampo da 26 cm, metto un attimo da parte. Adesso vado a tirare la frolla che ha riposato in frigorifero. Ho spolverato sul tavolo da lavoro con la farina. Adesso vado a tirare la pasta frolla perché devo rivestire lo stampo. Arrotolo la frolla sul mattarello e poi vado a posarlo sullo stampo. I bordi della pasta frolla devono rimanere alti, mi raccomando, perché altrimenti in cottura dopo possiamo perdere la crema. Dove manca andiamo ad aggiungere, aiutandoci con le mani, in modo che rimanga bello chiuso e non ci siano dei buchi.
inizio a sistemare i savoiardi sulla crostata. Una volta che ho sistemato tutti i savoiardi e mettendo dei pezzetti per riempire completamente tutta la superficie, vado a mescolare un attimino ancora la crema e gliela verso sopra. Aspettiamo circa un 10 minuti prima di andare a infornare, così i savoiardi avranno modo di assorbire quanta più crema. Dopodiché porto in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 35 minuti. La superficie deve essere bella dorata. Ho messo la crostata in forno nella parte medio-bassa, non completamente in basso, ma nella parte medio-bassa. Ho appena sfornato la crostata portoghese, la lascio raffreddare completamente. La crostata portoghese è fredda, quindi posso andare a spolverarla con lo zucchero a velo. La crostata portoghese o la crostata beneventana è pronta, è profumatissima e buonissima. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, mi raccomando iscrivetevi e condividete il più possibile con i vostri amici, così mi aiuterete a far crescere questo canale. Sotto in descrizione vi lascerò tutti gli ingredienti per poter realizzare a casa questa crostata portoghese favolosa.